Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Domenica Turris Bari, il ritorno in panchina di mister Auteri a due giornate dal termine del campionato, poi la lotteria dei playoff. Bari che rischia di partire dal secondo turno preliminare perché ieri c'è stata la vittoria del Catanzaro, i punti dal terzo posto sono adesso 4, dunque di fatto annullate le possibilità del Bari di arrivare in terza posizione e al momento la migliore quarta invece dei tre gironi è il Modena. Di questo e di altro ne parleremo in collegamento Skype in questa prima parte del Bianco e Rosso TV Sport con il giornalista Antonello Raimondo. Ciao Antonello, benvenuto. Buongiorno a voi. Ciao Antonello, intanto invito i tifosi biancorossi invece a scriverci sotto le nostre dirette social. Antonello, ti coinvolgo subito in quella che è stata la notizia della settimana, l'addio di carriera, il ritorno in panchina di mister Auteri, l'ultima disperata mossa della società biancorossa nel tentativo di salvare questa stagione. La condividi? Sì, io non sono favorevole agli esoneri perché nel 80-90% dei casi non sortiscono gli effetti sperati, però quando si capisce che una squadra è completamente in ginocchio c'è l'obbligo da parte della proprietà di provare a fare qualcosa. Questo non vuol dire che Carrera abbia sbagliato tutto, che sia tutta colpa sua, però un club in certi momenti deve provare a muovere le acque. Quindi in questo momento un'ennesima piccola scossa andava a diventare. È chiaro che di scosse ci sono state tante, ma nessuno ha sortito gli effetti sperati, quindi non posso dire che di essere animato da fiducia, però il calcio è un modo di dire, insomma, la palla è tonda e tutto può cadere, spero che giri questa volta a favore di me. Antonello, ti chiedo cosa secondo te paga maggiormente Carrera, tra l'altro oggi gli facciamo anche gli auguri per il suo compleanno, ti chiedo cosa paga, chiaramente la mancanza di risultati, un Bari piatto nelle ultime giornate di campionato, anche magari il rapporto non idilliaco con il giocatore più rappresentativo di questa squadra, Mirko Antenucci. Carrera non è riuscito, è chiaro che chi arriva stagione in corso non può essere, diciamo, additato come, diciamo, il responsabile principale, però lui non è riuscito, secondo me, a incidere in nulla, non si è visto nulla della sua mano, che sia da un punto di vista caratteriale, credo anche, ma lo spogliatoio non si è destato, se possiamo usare questa espressione un po' antica, no? Non ci sono state tracce di nulla, anche molti cambi tattici, poverino avrà cercato questa quadratura del cerchio, magari non sarà colpa sua, non possiamo essere certi, però da sempre il calcio si chiede conto all'allenatore, quindi in questo momento il Bari è una squadra in caduta libera. Certo, qualcuno mi dirà, ma anche Auteri prima di andare via, il Bari sembrava abbastanza bloccato, però con lui quantomeno si è visto qualcosina, evidentemente la proprietà spera che Auteri riesca a riaccendere la fiammella della motivazione, dell'orgoglio, tutti quel Bari non abbia giocatori più grandi, non voglio farmi fraintendere, riaccendere qualcosina, insomma anche dire ma sì, vendichiamoci con questi giornalisti che ci stanno tirando pacchi di carta, cioè trovare il rumore del nemico, secondo qualche gruppo di tifosi, ma che diano qualche segnale di lì. Beh, tornato un Auteri molto determinato, almeno quanto abbiamo visto da queste prime immagini. Chiaro che in una situazione così ha tutto da guadagnarci, è stato richiamato dopo l'esonero, poi il vantaggio, Antonello, di conoscere a fondo questo gruppo e anche la categoria. Ti chiedo se davvero credi ancora a qualcosa di straordinario o al momento è meglio guardare quella che è la realtà? Se dovesse riuscirci, facendo una battuta, porci la domanda se fino a poco fa l'hanno fatta apposta, perché una squadra che arriva a maggio e che non si sveglia di fronte a nessun tipo di rumore, no? Uno magari è un ragazzo che dorme la mattina fino a tardi, si prova con la musica e con le parole, con apro la finestra e poi ti do uno schiaffetto e uno non si sveglia mai, poi è difficile pensare che passi una persona che entra in casa per farti svegliare, quindi io lo spero, però poi ci sarebbero da farsi delle domande. Lo scenario sarebbe inquietante se una squadra si sveglia alla penultima giornata di campionato, però nel calcio, torno a dire, tutto è possibile, ne abbiamo viste di cotte e di crude in tanti anni di carriera, anche diciamo da sportivo, da osservatore, da tifoso in generale, quindi siamo qui a sperare con le mani con sé. Intanto siamo pronti anche con la nostra intervista flash realizzata pochi minuti fa al San Nicola dalla nostra Barbara Cirillo a Raffaele Bianco, sentiamo.
Raffaele, innanzitutto ti chiedo come stai. Sto meglio, dovrei avere ancora una settimana di lavoro a parte, dopodiché se tutto va bene rientro in gruppo, quindi non vedo l'ora di poter dare anche io una mano ai miei compagni. Salti la prossima, quindi contro la Turris? Salterò la prossima, avrò un controllo sabato che se va bene, insomma da martedì dovrei essere di nuovo a disposizione del mister. Area di cambiamento nello spogliatoio, come l'hai percepito? Come sta andando? Beh, di solito quando cambia l'allenatore si sa, è una presa di coscienza in più da parte nostra, perché vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. È un momento così, è inutile continuare a fare chiacchiere perché ne abbiamo fatte anche fin troppe. C'è solo da dare delle risposte sul campo. Da parte mia penso che non sia ancora arrivato il momento di arrendersi, il mister questo l'ha rimarcato e quindi lui l'ho trovato carico e motivato così come l'avevo lasciato, e adesso sta a noi far parlare il campo senza dilungarsi troppo in chiacchiere che non servono a niente. Ecco, non è stato un semplice cambio di allenatore, è stato un vero e proprio ritorno questo per Auteri. L'avete trovato carico, mi dicevi, quali sono le prime indicazioni? No, il mister ha detto che aveva lasciato un gruppo forte, una squadra forte in un certo modo, si aspetta di ritrovare lo stesso tipo di gruppo, insomma, che aveva lasciato. Poi non è uno che ama tanto parlare, cioè ha subito, insomma, si è messo a lavorare sul campo sotto il punto di vista fisico e sui suoi concetti, quindi come ti ripeto, anche lui penso ci ha detto che c'è poco da parlare ma tanto da fare, ed è questo, insomma, il succo del suo discorso. Senti, ultima domanda, questo Bari come lo vedi? Sicuramente è stata un'annata particolare. Come lo vedo? Vedo un gruppo che si sta sforzando, che in questo momento comunque ha incontrato tante difficoltà, però posso assicurare che le motivazioni che abbiamo sono tante. Sappiamo che non siamo facendo il massimo possibile, un momento difficile, però ti ripeto, l'obiettivo ce l'abbiamo ben chiaro in testa e finché insomma non siamo fuori da tutto non ci arrenderemo. Queste le parole di Raffaele Bianco. Antonello, chiaro che ora i giocatori sono inchiodati a quelle che sono le loro responsabilità. Dicevamo prima, la società ha provato a giocarsi l'ultima carta, doppio cambio di allenatore, adesso davvero tocca a loro, alibi finiti. Sì, però gli alibi finiti era già da un bel pezzo, nel senso che già hanno avuto un'ulteriore possibilità, diciamo, tra virgolette, sì. Diciamola così, perché insomma, già c'erano stati altri momenti svolta, no? Dalla crisi con Auteri, i risultati che non venivano nelle ultime partite, e poi il cambio con Carniere, poi l'altro cambio. Insomma, voglio dire, occasioni l'hanno avuto, ecco perché mi sorprenderei se, diciamo, quasi a maggio ci fosse questa inversione di loro. Però ho apprezzato la sincerità di Bianchi, che ha detto tante cose condivisibili sul fatto che chiacchiere non ce ne vogliono più, che c'è da fare di più. Sulla cosa non concordo, ma mi aspettavo che lui potesse ammetterlo. Niente di che, ma non credo che il Bari abbia mai avuto un gruppo forte. In che senso? Non è mai stato il valore in più, quella cosa che ti può far rendere il 20% in più. Tanto secondo me è uno spogliatoio un po' da 6 al massimo, normale. Antonio, questo secondo me è un sì. Che può essere importante in una squadra di calcio. So che dobbiamo salutarci, però davvero un ultimo minuto, ti mostro lo striscione che hanno esposto tutti i gruppi organizzati all'esterno dello stadio San Nicola, striscione che recita la nostra passione contro i vostri interessi, chiaramente in merito all'argomento di strettissima attualità e la creazione della Super League, un progetto subito naufragato. Ci tengo anche a sapere qual è il tuo pensiero in merito, un progetto, ripeto, che è morto prima di nascere. Io sono uno sportivo rimasto affezionato al calcio di 90° minuto, quel calcio lì, alla Coppa dei Campioni con una squadra, ai presidenti come Boniperti, come Viola, come Acconetani, come Rozzi, come l'avvocato Frisco all'Inter, questi personaggi. Quindi è chiaro che non si può che essere contrari, è un discorso anche di meritocrazia, però il calcio sta andando in una certa direzione e non comincia oggi. Io mi indigno quando vedo gente che si sveglia oggi, quando sento anche dire si sfrutta la parola tifosi.
Perché qualcuno si ricorda mai dei tifosi in questo calcio moderno, in questo calcio fatto di business? Ma io dico di no, però ora sai, fascicche da parte anche di mega milionari. Io quando sento parlare il mio allenatore preferito, che è Guardiola, che si dimostra indignato, ma questo è legittimo, e lui è uno di quelli che poi costringe le proprietà come quella del City, folle come quella della Juve, del Barcellona, del Real Madrid, a fare follie per inseguire sogni, questa gente per me dovrebbe tacere, perché queste squadre stanno cercando nuovi proventi perché non si sorreggono più, perché sono impartiti presidenti. Certo, non è colpa un allenatore, non è che mette la pistola al collo, per dire, però quella gente lì dovrebbe tacere, che secondo me fa il miglior titolo. Sei stato chiaro, Antonello, chiaramente ci vorrebbe una puntata a parte per affrontare questo discorso. Io intanto ti ringrazio, ciao Antonello e buon pomeriggio, grazie per essere stato con noi. Alla prossima, ciao. Ciao Antonello, noi chiaramente ci ritroviamo tra pochissimo in collegamento telefonico con noi, ci sarà invece via Skype Michele Andrisani, a tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Una gamma a partire da 99 euro al mese. Consumi da 3 euro per 100 km. Potente fino a 462 cavalli. Siamo Volkswagen Zentrum Bari e vogliamo percorrere con te la strada verso il futuro. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Solo da Car Service Bari, Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua area di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Acmei. Un compagno di viaggio che suggerisce la scelta tecnica migliore per l'obiettivo estetico e funzionale del progetto. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Non mi dire quanto sei educato e colto. Dimmi quanto hai viaggiato. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Secondo spazio del Bianco e del Rosso TV Sport in collegamento Skype con l'ex giocatore del Bari e allenatore dell'Under 15 Biancorossa, Michele Andrisani. Ciao Michele, benvenuto.
Ciao Cristian, un saluto a te e a tutti i tifosi del Bari. Ciao, ciao Michele, chiaramente stiamo affrontando quella che è stata, no, la notizia di questa settimana, il cambio in panchina con il passaggio da Carrera, il ritorno di mister Euteri. Allora, come fatto già con Antonello Raimondo, ti chiedo anche un tuo parere su questa ultima mossa della società biancorossa nel tentativo di salvare questa stagione. Sorpreso o un po' te lo aspettavi, anche visto l'andamento del Bari di Carrera? Sinceramente un po' sorpreso, diciamo, siamo stati tutti un po' sorpresi da questa decisione, però purtroppo viste le ultime prestazioni e gli ultimi risultati deludenti, la società ha pensato appunto di cercare di dare un'ennesima sterzata a questa stagione. Dispiace per Massimo Carrera, perché comunque siamo stati tutti contenti quando abbiamo visto appunto abbiamo accolto tutti con grande piacere l'arrivo di Massimo Carrera a Bari, però purtroppo dopo un primo mese dove si è riusciti a fare risultati e prestazioni, diciamo discrete prestazioni, poi purtroppo, diciamo, dopo la prima sconfitta dell'era Carrera sono venuti fuori di nuovo i limiti caratteriali che purtroppo stanno attanagliando. Tanto abbiamo un problema di collegamento con Michele Andrisani, chiedo alla regia se riusciamo a recuperarlo, perché non sentivo più Michele. Michele, ci senti? Ti avevo per un... Sì, io vi sento. Mi senti? Sì, perfetto, perfetto. Vuoi completare il tuo discorso? Dicevo sì, diciamo che la sconfitta di Avellino, dove sono usciti appunto tutti i limiti caratteriali della squadra, e il pareggio, diciamo, dell'ultimo minuto con il Palermo, hanno fatto sì che appunto la società cercasse appunto di dare un'ennesima sterzata, visto che comunque mancano due partite alla fine del campionato e poi inizierà, di tra virgolette, un nuovo campionato che sono i playoff. Però ripeto, vedere le ultime prestazioni della squadra non lascia presagire nulla di buono, però il calcio è strano, il calcio può succedere di tutto, quindi penso che Euteri era la scelta inevitabile, perché comunque conosce già il gruppo, conosce già la categoria, ha disputato già playoff nella sua carriera, quindi sa dove intervenire nel caso, quindi mi auguro che riesca a dare quella sterzata che possa far affrontare i playoff al Bari nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista mentale. È così. Poi è vero, la realtà ci dice altro, però un po' tutti amiamo il Bari, dunque la speranza di poter vedere ancora qualcosa di diverso c'è, cioè, nonostante, ripeto, la realtà in questo momento ci stia dicendo altro. Dicevi di Euteri, è vero che anche chiaramente il suo esonero arrivò per un Bari che si era smarrito con delle prestazioni deludenti, però nel suo percorso con un Bari che era praticamente in seconda posizione avevamo anche assistito poi a partite comunque importanti sul piano dell'atteggiamento, della proposta di gioco. Michele, la speranza, no, è di poter rivedere anche un po' quel Bari che si è appiattito poi anche con l'arrivo di Carrera. Sì, assolutamente, noi speriamo. Comunque l'inizio appunto del campionato del commissario Euteri è stato molto buono, poi diciamo si è interrotta quella serie di prestazioni con la sconfitta di Foggia, però comunque il Bari era lì secondo, era a debita distanza l'Avellino, se non sbaglio erano 8-9 punti, ed era a 6-7 punti dalla Ternana, dal primo posto, quindi era comunque un Bari che stava comunque facendo un buon campionato, e la Ternana che ha fatto qualcosa di straordinario. Però c'è da dire anche che Carrera, quando è arrivato, si è trovato una rosa diciamo non costruita da lui prima di tutto, perché comunque ricordiamoci che Carrera è arrivato dopo il mercato di gennaio. Sì, no, chiaro, a tutte le attenuanti del caso poi. A tutte le attenuanti del caso, assolutamente. Però diciamo che ora invece il ritorno di Euteri, ora si ritrova di nuovo con una rosa diciamo discreta, perché ci sono stati dei recuperi di alcuni calciatori che purtroppo Carrera non è riuscito mai a utilizzare. Ti chiedo Michele, da un punto di vista tattico cosa ti aspetti? Subito una riproposta di quello che era il 3-4-3 di mister Euteri, rimettendo poi al centro del progetto Mirko Antenucci? Sì, io penso che lui, diciamo, opterà per il suo credo, quindi il 3-4-3,
Tra l'altro avrà a disposizione due giocatori molto importanti, diciamo, nel modo di giocare di Auteri, che sono gli esterni e che lui non aveva a disposizione prima. Mi riferisco a Rolando e a Sarzi Puttini, sempre se riesce a recuperare. Comunque sono due giocatori sugli esterni che possono far bene nel modulo 3-4-3 tanto, tanto caro ad Auteri. È vero anche che ci si aspetta dai giocatori, diciamo, non dico più rappresentativi, più importanti, soprattutto sotto l'aspetto realizzativo, si aspettano naturalmente altri tipi di prestazione. Quindi ci aspettiamo di vedere giocatori come Antenucci, come Maras, che trascinano questa squadra. Veramente ci teniamo a vederlo, purtroppo non si vede. Deve essere così ora, Michele. Sono giocatori che devono trascinare la squadra, assolutamente. Hai parlato di senatori, però intanto ci scrive Roberto che invece teme di non vedere più in campo il giovane Mercurio, però chissà, magari in questo momento no, Auteri si trova anche una risorsa in più da poter sfruttare. Assolutamente, perché il Mercurio io lo conosco da un po', da qualche anno, e ha per caratteristiche, diciamo, è uno che ha sempre giocato esterno alto, quindi esterno a sinistra. Quindi per caratteristiche nel modulo di carriera lo vedo appunto come uno dei tre attaccanti, però sulla parte esterna. Io penso... Ancora difficoltà con il collegamento di Michele Andrisani. Allora facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, tra poco con la terza parte del Bianco e il Rosso TV Sport. Tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Ter Tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Rotture. Con Hydromet Service puoi eseguire risanamento tubi, ricerche perdite e video ispezioni senza necessità di rotture né sostituzioni. Grazie a consulenti esperti e tecnici specializzati, Hydromet Service offre soluzioni personalizzate e innovative per grandi edifici come per singoli appartamenti. Hydromet Service. La nostra esperienza al vostro servizio. Scopri di più sul sito www.hydrometservice.it. Those who want to be like children, are really easy to recognize. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua area di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana.
Salate Jetto, dalla terra più bella, la natura più buona. Ancora qualche minuto insieme in collegamento Skype con Michele Andrisani. Michele, abbiamo ripristinato, credo, il collegamento. Ci sei? Non so, sì, io parlavo, però non mi senti anche. Sì, male. Stavamo completando, Michele, il discorso sul giovane Mercurio, il suo possibile utilizzo poi nel 3-4-3 di Mister Uteri. Sì, io ripeto, io non penso che non venga data la possibilità ancora a Mercurio di poter dare un suo contributo, anche perché quando è stato preso in considerazione ha sempre fatto bene. Nell'ipotetico 3-4-3 di Uteri, Mercurio secondo me potrebbe stazionare nella posizione di attaccante di sinistra, anche perché lui nasce attaccante esterno, quindi andrebbe a ricoprire un ruolo adatto alle sue caratteristiche. Lui ha sempre, sin da quando era ancora più piccolo, più ragazzino, ha sempre giocato sulla parte esterna sinistra. Quindi penso che nel 3-4-3 potrebbe essere una soluzione importante. Michele, intanto invece c'è Luigi che ci scrive... No, dico, me lo auguro, perché comunque, sì, ripeto, quando è entrato ha sempre dato tanto ed è giusto che riproporlo e dargli possibilità a sti ragazzi. È giusto, giusto così. Invece c'è Luigi che ti chiede se possono coesistere nel 3-4-3 di Uteri Cianci e Mirko Antenucci. No, nel 3-4-3 secondo me penso che si darà spazio o a Cianci o ad Antenucci, magari alternandoli durante la partita in base a come sta andando la gara, come è successo per dire domenica ha iniziato Antenucci, poi gli ultimi 20 minuti, mezz'ora è entrato Cianci e ha fatto molto bene, anche perché ricordiamoci che Cianci purtroppo ha sempre questo problema al piede, anche se sembra superato, e diciamo che durante la settimana non lo fa allenare bene, però è un calciatore che anche quando subentra può dar fastidio alle difese avversarie. Ecco, è importante recuperare questi calciatori in fase realizzativa, purtroppo non stanno più facendo gol, e questo è un dato negativo, perché comunque avere due attaccanti come Cianci e Antenucci averli al 100% vuol dire tanto durante i playoff. Eh sì, in effetti dopo l'acquisto di Antenucci, di Cianci, speravamo davvero in una coppia gol incredibile, invece praticamente entrambi hanno smarrito la via della rete. Prima abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di Mercurio, allora andiamo a vedere questa sintesi legata alla Berretti del Bari, sabato scorso 1-1 contro il Biceglie, con la telecronaca del nostro Michele Carofiglio e poi anche le parole di Dudu, vediamo. Bari che può recuperare in modo fortunoso il pallone e distendersi. Rutigliano, lo scambio bello a centro aria, il passaggio, c'è il gol del Bari, tutto regolare, Lorusso, il numero 11 Lorusso che segna il gol del vantaggio. Si sblocca dunque il risultato qui al Gaetano Scirea di Vitrito, Bari 1 Biceglie 0. Spalierno si attende il fischio dell'arbitro, parte il cross in mezzo di Spalierno a cercare sull'out di sinistra il numero 3 Musso, che anzi no, è 20 Tedone, quindi gol del Biceglie, pareggio da parte della squadra ospite. Guarda, il primo tempo doveva finire 4-5 gol. Nessuno diceva niente, purtroppo il secondo tempo è successo quello che è successo, abbiamo preso gol su palle fermo, su una marcatura che è venuta a mancare e siamo qua a leccarsi le ferite. Purtroppo noi da quando siamo qua tutti i gol che prendiamo le regaliamo all'avversario, mi auguro che sono finiti i regali. Noi sapevamo che era una partita importante da vincere a tutti i costi, la vittoria non è arrivata, dobbiamo cercare di andare a prenderla a Virtus Francavilla, che è la prossima partita. Queste le parole di Av Dudu, lavoro complicato, no Michele, anche per Dudu, ha preso questa squadra in corsa da mister Alfieri, tanti calciatori poi, e tanti ragazzi aggregati anche alla prima squadra, tanti sotto età in campo, lavoro complicato anche per lui.
Eh sì, diciamo che purtroppo dopo il fallimento il settore giovanile va ricostruito. E appunto, diciamo, si sta cercando di ripartire con questo settore, che è stato sempre un settore importante per Bari. Dal settore giovanile del Bari sono venuti fuori tanti calciatori che hanno fatto le fortune del Bari, ma anche di altre società. E quindi l'obiettivo di questa società deve essere anche appunto rifondare questo settore giovanile, e diciamo che hanno iniziato già quest'anno, anche grazie al progetto SSC Bari Generation, per cercare appunto di ricostruire il settore giovanile del Bari, che è stato sempre il fiore all'occhiello della società. È vero che quest'anno naturalmente la Beretti sta giocando con tanti ragazzi sotto età, però comunque l'importante è che crescano. Il risultato, se viene, va bene, perché comunque aiuta, ti dà autostima, però l'importante è che crescano bene, che possano migliorare anno dopo anno. Michele, tu prima del fallimento hai allenato anche con grandi risultati l'Under 15 del Bari, una squadra anche di tanti talenti. Ti chiedo se in qualche modo stai seguendo il loro percorso, perché davvero c'erano tanti calciatori che poi hanno spiccato il volo verso società importanti della massima serie. Sì, sì, sicuramente, lo dicevo prima, purtroppo il fallimento ha fatto disperdere veramente un patrimonio importante che si era costruito, diciamo, dall'avvento di Papa Resta come presidente, che si è ricostruito un po' il settore giovanile. Molti ragazzi, sì, sono in settori giovanili professionistici importanti, li seguo, e uno di loro addirittura ha già fatto, diciamo, fa parte della rosa della Lucchese in Serie C, nel girone A, e ha fatto già, se non sbaglio, 3-4 presenze, è un 2004 e c'è la Mare Claudio. Ma anche altri ragazzi si stanno facendo strada in settori giovanili importanti, come quello della Roma, come quello della Fiorentina, come quello dell'Empoli, insomma si stanno ben comportando, ma non avevamo dubbi, perché comunque sono ragazzi che sono cresciuti con noi appunto negli anni addietro, e stanno continuando il percorso appunto con società che credono, che hanno dei settori giovanili già ben avviati. Davvero un peccato, no? Che patrimonio tecnico è stato disperso in questi anni, davvero, davvero incredibile. Però io, ripeto, sono fiducioso, ora è normale che la società sta puntando a risalire prima possibile nelle categorie che li competono, quindi il settore giovanile però è una risorsa importante, quindi sono sicuro che si darà spazio anche al settore giovanile. Vedi l'esordio quest'anno di Mercurio, è lo stesso di Manè, anche se si è visto di Manè, si è visto per pochi minuti, però è un segnale importante, un segnale grazie anche a mister Carrera, perché c'è da dire che una nota positiva appunto dell'avvento di Carrera è stata quella appunto dell'utilizzo di questi ragazzi della Beretti. Michele, siamo quasi ai saluti, domenica ci sarà questa sfida a Torre del Greco contro la Turris, ti chiedo poi, indipendentemente da come finiranno queste due ultime gare di campionato, riesci, no, ad avere ancora una speranza in vista di quelli che saranno poi i playoff del Bari? Dicevo prima, si potrebbe partire dal secondo turno preliminare con le speranze ormai svanite del terzo posto dopo la vittoria di ieri del Catanzaro, e con il Modena al momento in vantaggio sul Bari come migliore quarta. Cristian, partire da sfavoriti quest'anno, è normale che noi ci auguriamo che il Bari possa arrivare fino alla fine per raggiungere l'obiettivo. L'anno scorso eravamo i favoriti, no? Perché oltre ad arrivare secondo era comunque una squadra che stava lottando per il primo posto, poi c'è stato appunto il Covid e si è interrotto il campionato. Però non sempre la squadra favorita, la squadra che arriva seconda, terza, poi alla fine in questi playoff arriva in Serie B. Quindi questa può essere una nota positiva, quella di non partire come favoriti. Poi mi aspetto appunto che mister Rotelli faccia delle scelte precise, perché in campo in queste ultime due partite nei playoff devono scendere, oltre che dei calciatori, degli uomini con gli attributi, perché ce ne vogliono tanti per affrontare i playoff. Questa categoria purtroppo stiamo vedendo che c'è bisogno di questi calciatori che danno tutto, che grande, grande cattiveria agonistica, grande voglia di arrivare al risultato, di vincere i contrasti, di arrivare primi sul pallone.
Quel lavoro di Otteri deve essere questo in queste due settimane. Ci aspettano due partite difficili, perché Turris e Bisceglie si vogliono salvare, quindi sì, magari possono essere delle partite, ben vengono queste partite, perché possono preparare il Bari ad affrontare il playoff con la giusta mentalità. Michele, davvero ultimissimo flash, Pro Calcio Bari con la speranza, no, anche per i tanti ragazzini presto di tornare in campo, a divertirsi. Noi ce lo auguriamo, sembra che ci sia diciamo, a breve ci potrebbe essere una riapertura, anche se siamo fermi da quando siamo zona rossa, siamo fermi quindi da più di un mese, però comunque rimaniamo in contatto con i nostri ragazzi e anche noi, diciamo, stiamo portando avanti, noi con i nostri tecnici responsabili, stiamo portando avanti diciamo, i nostri aggiornamenti, il nostro lavoro, grazie anche al, diciamo, al lavoro del responsabile del progetto SSC Bari Generation, Marcello Sansonetti, e stiamo, diciamo, rimanendo in contatto grazie ai webinar che settimanalmente ci vengono proposti, quindi che vanno appunto dall'aspetto tecnico all'aspetto, non so, del nutrizionista, fisioterapista, insomma ci sono tanti aspetti che stanno curando e stanno curando bene. Ecco perché sono fiducioso che possa di nuovo ripartire un Bari, il settore giovanile del Bari, perché ci sono delle persone che stanno cercando di fare del proprio meglio. Perfetto, io ringrazio mister Michele Andrisani. Ciao Michele, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio. Grazie, grazie, buona serata. Ciao Michele, chiaramente l'appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport domani 14.30 con Enzo Tamborra, Antonio Di Gennaro e il professor Gianni Antonucci. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buona giornata.